Ecco cos'è stata la resistenza. È stata una lotta per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. È stata una lotta per conquistare la gente alla democrazia. È stata una lotta per preparare l'Italia ad una democrazia reale. È vero, abbiamo avuto anche molte delusioni. I carabinieri che inventavano omicidi non avvenuti, arresti, persecuzioni dei resistenti, mentre si metteva in libertà i fascisti, mentre si chiudeva negli armati dello Stato italiano, della magistratura militare italiana, i reati compiuti dai fascisti, dai nazisti,